Grazie Presidente, e ovviamente il voto del Movimento 5 Stelle su questo emendamento abbiamo collezionato, insomma, collazionato insieme alla Paciocco, alla consigliera, alla collega, insomma, sarà ovviamente favorevole e si tratta di un emendamento che tra l'altro prende ispirazione rispetto anche all'articolo 8 dello Statuto, se vediamo anche l'inciso, quello di promuovere, no, l'uso delle nuove tecnologie, riprende, diciamo, dall'articolo 8 dello Statuto e da lì poi col combinato disposto in realtà dell'articolo 9 del codice dell'amministrazione digitale che parla del diritto alla partecipazione democratica elettronica, ovviamente delle comunità all'interno delle pubbliche amministrazioni. Roma è una pubblica amministrazione, quindi a tutti gli effetti, diciamo, cerchiamo di applicare questi strumenti e dove, insomma, noi abbiamo ritenuto ovviamente su questo ambito, che è un ambito dove certamente, come diceva anche il collega Figliomeni, anche l'incontro fisico è fondamentale, importante, però alle volte, come accade appunto spesso può capitare appunto in questi casi dove magari ci sono anche delle difficoltà, è giusto che la tecnologia possa ridurre quelle diseguaglianze. Quindi questo è un emendamento che va ad avvicinare le persone, va a ridurre le diseguaglianze e utilizzare, diciamo, le nuove tecnologie sicuramente per portare avanti questa modalità e questo nuovo strumento. Grazie.